Lauro De Bossis. Lauro De Bossis era un poeta, un antifascista, che ha coltivato un sogno. Quello di volare sopra Roma per fare un gesto coraggioso, eroico di antifascismo militante. Piombare dal cielo su Roma. Un cielo mai violato. Bombardarlo pacificamente con migliaia, furono 400.000 poi realmente volantini. Che invitavano la popolazione a ribellarsi al fascismo. Il pilota Lauro De Bosis punta con decisione su Palazzo Venezia, sede del Duce. Lascia cadere migliaia e migliaia di foglietti con le frasi contro il fascismo, contro il Duce. Mussolini in persona si è affacciato al balcone. La rabbia gli è montata. Storico, però mi sono servito i documenti. Però c'è una certa tradizione orale, diciamo, non documentata, che però parla della rabbia di Mussolini, che era a Palazzo Venezia, quando ha visto questa insolita nevicata di volantini. Ed è rimasta agli atti anche la telefonata a Palazzo Venezia, dalla sede del governo fascista, fece a Ciampino, cercando Balbo, cercando i Caccia, per dire: guardate, qui a Roma sta succedendo qualcosa. Ma era un sabato sera, Laura aveva scelto apposta questo orario tra il brusco e il lusco, cioè al tramonto, perché poi gli aerei non volavano di notte, non c'era il volo strumentale, c'era il volo a vista. Mussolini in persona, in riunione con i suoi gerarchi a Palazzo Venezia, ha notato quell'insolita nevicata di carta dalle finestre del suo studio. Si è affacciato al balcone ed è riuscito ad agguantare uno dei volantini antifascisti. Lo ha letto e riletto. E la rabbia gli è montata. È corso alla scrivania. Paonazzo ha alzato il telefono, si è fatto cercare Balbo, ma nulla, nessuna risposta. Allora, in preda a una crisi isterica, si è fatto chiamare il comandante della milizia, ma a quell'ora di sabato sera il centralino non ha trovato nessuno. Imbufalito, Mussolini ha provato a farsi passare direttamente l'aeroporto di Ciampino. Ha urlato all'ufficiale di guardia: far decollare i Caccia! Dopo mezz'ora e più dal lancio dei volantini antifascisti, finalmente quattro Fiat CR20 si sono alzati in volo. Troppo tardi. Del piccolo aereo nessuna traccia. Volare sulla capitale, appunto, aveva un significato simbolico enorme. Roma, 3 ottobre 1931. Con il suo piccolo aeroplano, Lauro De Bosis, letterato, poeta, traduttore, neppure trentenne, con poca esperienza di volo,
arrivò sulla capitale intorno alle ore 20. Era partito da Marsiglia alle 15. Così beffò l'aeronautica fascista, beffò anche la retorica modernista, la retorica aerofuturista del regime. Proprio sulla testa di Mussolini, proprio mentre il fascismo, lasciatosi alle spalle il delitto Matteotti, avviava la fase del consenso. Forse c'è uno smacco ancora più forte, di cui spesso non si parla parlando di Lauro, che è quello dei servizi segreti. Perché i servizi segreti fascisti avevano una rete molto efficiente in tutta Europa, specialmente a Parigi, erano, anche gli antifascisti erano storici, socialisti, con i giustizia e libertà, e comunque si erano infiltrati da agenti che facevano il doppio gioco e che erano riusciti a fare delle operazioni, diciamo, i servizi segreti italiani fascisti, delle operazioni anche molto, molto efficaci. E quindi c'è anche la beffa a questi servizi che lo inseguivano per tutta Europa. Parigi, Londra, Monaco, New York, la Svizzera, nel romanzo c'è anche l'esilio degli antifascisti come Salvemini, Fratelli Rosselli, Saragat, Sturzo e le trappole dei doppiogiochisti o dei sicari fascisti. Mi fa un primo tentativo prendendo un aereo inglese, poi un'avventura, non voglio raccontare tutto, ma insomma un primo atterraggio in Corsica dove era sceso per fare rifornimento che finisce male, quindi era bruciata l'Inghilterra, quindi il secondo tentativo, quello che riesce lo fa comprando un aereo in Germania, lui parlava molte lingue, era una specie di Primula Rossa, si presentava ogni volta con un nome diverso, faceva finta di essere un industriale inglese che doveva fare un volantinaggio su Barcellona, cioè un personaggio veramente romantico, forse anche un po' fuori tempo rispetto agli anni 30, no? Un personaggio un po'... appunto fa venire in mente la Primula Rossa, no? Questi personaggi che erano all'inizio, quando stava a Roma, aveva questa società segreta antifascista, ma formalmente faceva adesione di fascismo, cioè finché non lo scoprono faceva un po' questa figura così. Personaggio simpatico, romantico, divertente, dotato di una grande ironia, di una grande cultura, ma volando su Roma, quando aveva 30 anni circa, riesce a compiere questa impresa, ma tentativo di tornare di notte, di atterrare in Corsica o ritornare in Francia dove era partito era praticamente impossibile, quindi il suo aereo si è probabilmente sfracellato, caduto in mare, non è mai stato più ritrovato. Questo volo era fondamentalmente una missione, per stessa missione di Lauro, praticamente suicida, cioè le possibilità di salvarsi erano veramente poche. Martire, in greco, traduzione di martire, testimone, no? È un testimone della libertà, è un uomo, un giovane che ha sacrificato la sua vita, una vita tra l'altro affascinante perché era un poeta, aveva un grande amore con un'attrice americana, un uomo, un dandy era. A un certo punto decide di fare questo grande gesto dimostrativo, probabilmente anche inutile da un punto di vista poi produttivo, non è che il gesto di Lauro ha prodotto immediatamente la rivolta di Roma contro Mussolini, cioè è rimasto qualcosa che forse come un seme lento ha generato poi degli alberi molti anni dopo. Idea di libertà e anche di liberazione, lui si ricollegava in qualche modo ai giovani del Risorgimento, diceva così come ci sono stati 10 giovani, 20 giovani che durante il Risorgimento sono morti per insegnare agli italiani la via della liberazione nazionale, del punto del Risorgimento, così oggi servono alcuni giovani che devono morire per poi portare il popolo alla libertà. Sa dove è Piazza De Bosis? No, non sono della zona. Piazza De Bosis, qua sta. Oh. Sa dove è Piazza De Bosis? Sì, è qui. Sa chi era De Bosis? No, non esattamente. Era un... faceva parte dell'antica Roma, probabilmente. Sa chi era De Bosis?
No, tipo un corridore. Ah, Dio! No, non lo so. Deduco sia un militare perché sono tutti marescialli, ma non ne sono... Guardi, devo scappare proprio, mi dispiace. De Bozis nel 1931 lanciò 400.000 volantini antifascisti su Roma. Ah. L'aveva mai sentito? No, mai sentito. È strano che questa piazza sia dedicata a un martire dell'antifascismo? Forse è strano perché c'era l'obelisco di Mussolini qua, eretto da Mussolini. Forse una scelta. Ah, ecco. Non so se è stato volutamente fatto all'epoca, chi scelse i nomi. Non so, può essere. Penso che la memoria storica del paese debba sempre contenere vicende felici, vicende meno felici e tracce del conflitto affinché la memoria non venga dispersa dalle nuove generazioni. In questo senso è imbarazzante non ricordare questo fatto storico. Poi possiamo anche abbozzare l'idea, perché lui poi non è stato ricordato, no? nel dopoguerra. Lo dico in due parole. Intanto lui è morto nel 31, pieno momento di consenso al fascismo. Gli anni 30, no? Sono gli anni del consenso. L'atteggiamento che consiste nell'ammirare il fascismo pur deplorando gli eccessi non ha senso. Quando si rompe l'incantesimo, l'opinione pubblica si rompe con la guerra. E poi c'è la resistenza, ci sono le grandi stragi naziste in questo paese, in alcune zone la cosiddetta guerra civile. Quindi nell'immediato dopoguerra si piangono i martiri più vicini, i martiri delle fosse ardeatine, i giovani partigiani impiccati, quindi riferimento a 10 anni prima era... Il secondo aspetto è che nel dopoguerra lo studio della storia politica di quegli anni si è un po' organizzata per scuole. L'Istituto Sturzo ha studiato Sturzo, Donati, Ferrari, l'Istituto Gramsci ha studiato i comunisti, l'Istituto Nenni ha studiato l'antifascismo di Pertini, di Nenni, di Saraga, cioè, e così via. Quindi si è un po' organizzata per scuole politiche. E Lauro non aveva un'appartenenza, non aveva un partito che se ne... Quindi in qualche modo non è stato ricordato. Però sicuramente io credo che lui meriti un posto, sia per l'azione che ha fatto, eroica. Né legge né dovere mi imposero di combattere, né politici né folle plaudenti. Un impulso solitario di passione mi ha guidato. Conclusasi con la morte, lui scrisse queste paginette a mano che si chiama Storia della mia morte, poi fu pubblicata prima da un giornale belga e poi a cura di Ruud Dreper fu editata, che consiglierei a tutti, si trova su internet facilmente il suo testamento spirituale. Gli anni a venire sembravano fiato sprecato, gli anni dietro di me. E anche per questa sua lungimiranza, questa sua capacità di comprendere i fenomeni in atto. Il fascismo non può esistere che grazie ai suoi eccessi. I suoi cosiddetti eccessi sono la sua logica. Lauro De Bozis dice ai moderati: non vi illudete, cioè non ci sarà la seconda fase costituzionale del fascismo, perché il fondamento del fascismo è la violenza, la sopraffazione e la guerra. Una grande storia d'amore. Icaro racconta la verità di due destini intrecciati, di due cuori indissolubili. La storia della donna che amava riamata Lauro De Bozis. Lei, libera, affascinante, appassionata, forte, indipendente, mai convenzionale. Rievochiamo il suo amore e il suo dolore. Amore e morte li legarono per sempre. Lei aveva capito che lui sarebbe andato a morire. Si disperò, ma non lo fermò. Ecco la storia di Ruth Draper. Viene a Roma un'attrice di teatro molto famosa all'epoca, considerata la più grande attrice di teatro americana. Si chiamava Ruth Draper. Era una donna particolare, anche forse difficile.
Lei faceva un tipo di teatro tutto suo, lei non aveva, aveva tentato di far parte di compagnie ma non si trovava. Lei metteva in scena dei monologhi scritti da lei, interpretati unicamente da lei, e faceva 3-4 voci, 3-4 personaggi in questi monologhi di cui faceva la regia. Quindi una donna di un'indipendenza totale. Quando viene a Roma e conosce poi Lauro, aveva 44 anni, Lauro 27, quindi 17 anni di differenza, e teniamo presente che una 44enne del 1930 non è la 44enne di oggi, cioè non possiamo fare, cioè, invece da questi due personaggi lontani di cultura americana e soprattutto di età, scoppia questo amore incredibile. Pensate che questa donna si era talmente dedicata al teatro, io la chiamo in qualche modo la festa, che non aveva avuto nessuna relazione sentimentale prima di Lauro. E quindi scopre l'amore con questo giovane, molto giovane, fascinoso, ma 17 anni di meno. E nei 3 anni prima della morte di Lauro, in cui sono stati insieme, questo amore è stato grandissimo. Ricca, che era una donna di successo, tra l'altro imparentata con Harry James, che aveva calcato i teatri di tutto il mondo, prima di venire in Italia era stata a Dublino, invitata personalmente alla Befita da Yeats, insomma tutto il mondo teatro, parlava dei suoi spettacoli. E quando Lauro muore, lei continua a fare teatro fino alla morte, nel 56 se non sbaglio, ma non ha più voluto avere relazioni, quindi Lauro è stato l'unico, il primo e l'unico e l'ultimo grande amore. Ha dunque il primo, grande, unico e ultimo amore della sua vita. Di Ruth Draper in quell'epoca rimane qualche foto e molti testi teatrali. Lei, attrice, infatti, aveva detto no al cinema, aveva detto no a Hollywood, ma a Roma è possibile cercare qualche traccia. Qualche testimonianza di quel grande amore. Icaro, il volo su Roma. Tanti i luoghi del romanzo storico, luoghi veri, luoghi reali da ripercorrere, da riscoprire. All'Hotel de la Ville alloggiava Ruth Draper a Roma, a pochi passi da Trinità dei Monti, a pochi passi dalla scalinata di Piazza di Spagna. Poco più giù, a neppure 2 minuti di strada, abitava Lauro De Bosis. Il palazzo di famiglia era infatti in via Due Macelli. Completamente ristrutturato dopo la guerra, la disposizione interna del palazzo ha inglobato dietro alle facciate edifici diversi, anche se confinanti. Per raggiungere la sua amata, dunque, Lauro De Bosis percorreva questi stessi luoghi. Miracolosamente, di quegli incontri d'amore c'è rimasta una testimonianza. Un monologo di Ruth Draper, l'unico forse in italiano, allude a un appuntamento fra innamorati. Ed ecco allora l'incontro d'amore recitato dalla stessa Ruth Draper in una rarissima e antica registrazione audio. Sì, allora dove ci incontriamo? Dove? Oh no, no, non mi piace, perché è troppo lontano. Ma sì, 10 minuti da casa mia, così perdiamo tempo. Allora, aspetta, pensiamo un po', troviamo un posto più vicino. Ah, c'è un'idea, il cortile del palazzo. Ma sì, tu lo sai, amore mio, nell'angolo del cortile, sì. Allora dopo possiamo andare sulla collina, nel giardino della villa, nel boschetto, come la prima volta. Ti ricordi? Sì. Come? Ah, non voglio dirlo, perché già l'ho detto. Ma sì, tu lo sai bene. Ma sì. Un incontro furtivo fra amanti, dunque, recitato da quella stessa attrice che nella vita visse realmente il suo unico grande amore, con quel poeta italiano, tanto più giovane di lei, che si sacrificherà
per la libertà della sua patria. Incredibile ascoltare la voce, incredibile salire sulla macchina del tempo che ci riporta indietro di quasi un secolo, ai momenti felici prima della tragedia. L'aereo attraversa Via del Corso, arriva sopra Piazza di Spagna. Lauro De Bosis riconosce il tetto di casa. Il nuovo mondo che sorge senza ceppi e senza vincoli di muraglie e di frontiere, uno ed uguale per gli uguali, libero per i liberi, che accerchia le diverse genti sfatte dall'odio in una sola azzurra patria luminosa e immensa, il cielo. O Fedra, il cielo, ecco il mio regno. Alla fine degli anni 20, quando Lauro fugge dall'Italia perché è scoperta la sua associazione segreta e si rifugia in casa di Ruth, sono gli anni in cui c'è il passaggio fondamentale dal cinema muto al cinema sonoro. Io racconto anche questo, è una New York scintillante, c'è Gershwin che debutta con l'americano a Parigi in quegli anni, c'è Mickey Mouse, c'è Tony Animati, c'è la Coca-Cola, cioè è un mondo così. Società, appunto quella degli anni ruggenti, degli anni 30, di quello che può raccontare Fitzgerald. E in qualche modo lo paragono a una Roma che invece è la Roma fascista, la Roma degli esercizi ginnici, delle parate militari, un po' cupa, un po' poliziesca, con questo apparato poliziesco. E c'è anche una terza città protagonista, anche se Lauro girerà in Svizzera, andrà a Monaco a prendere l'aereo, che è Parigi, ovviamente. Lauro, una volta che è stato scoperto e che i suoi amici di questa associazione segreta che si chiamava l'Alleanza Nazionale vengono arrestati in Italia e condannati a 15 anni di carcere duro, tra l'altro anche la mamma di Lauro viene arrestata e poi rilasciata, una storia un po' lunga, perché Lauro cosa faceva questa società segreta che si chiamava Alleanza Nazionale per la Libertà? In maniera anche un po' ingenua ciclostilava dei volantini. Appunto, poi anche il gesto di Lauro è collegato all'attività di questa società. Erano in tre i volantini antifascisti e li infilavano in delle buste affrancate e li spedivano a dei personaggi in tutta Roma, in tutta Italia, piano piano, che ricevevano questi volantini anonimi e a cui veniva chiesto se condividevano le idee di fare una catena di Sant'Antonio, quella che si chiama oggi, cioè di spedire a loro volta 10 cose. Quando viene scoperto, lui è in America con Ruth. Quindi è obbligato a dichiarare il suo antifascismo, si trasferisce a Parigi,
attento a un contatto con Giustizia e Libertà, con i socialisti, ma gli antifascisti italiani a Parigi diffidano di lui perché non è conosciuto, perché comunque prima faceva finta di essere fascista, non lo riconoscono come lo, e poi anche perché secondo loro, sbagliando, ma questo possiamo approfondire, aveva idee monarchiche che in realtà non era così, insomma, fondamentalmente. E quindi lui si impiega, lui che era un signorino, un dandy, si impiega in un piccolo albergo come portiere di notte a Parigi, un albergo che sono anche andato a vedere, mi è capitato di andare a vedere, che esiste ancora. E mentre appunto la sera lavora e prende 2 lire, la mattina con la bicicletta va in un piccolo campo di aviazione un po' fuori Parigi e prende le lezioni di volo. Ne prenderà 10, forse anche un po' meno, proprio il primo brevetto, il più facile, e avendo preso questo brevetto poi riesce ad acquistare questo aereo. Parigi ovviamente, questo mondo di avanguardie, Cocteau. Ci sono le riviste di Josephine Baker, questa donna che racconta un po'. Io immagino che incontri Laura e Ruth, non è detto, queste sono, diciamo, le licenze del romanzo storico, però ho notato che Ruth Drepe si esibiva al Teatro Dunò e il teatro di rivista di Josephine Baker era a 200 metri. Facile che questi mondi intellettuali si siano di teatro si siano incontrati. A Parigi, in quegli anni in cui c'è Lauro, c'è anche Pirandello, che si infligge un autoesilio letterario perché aveva fatto gesti a favore del Duce, sperava di avere finanziamenti per la sua compagnia teatrale, non li ha perché il Duce preferisce dare tutto a D'Annunzio, quindi rimane deluso e va a Parigi sperando lì di trovare fortuna attraverso un film o dei film, cosa che peraltro non gli riesce, ma vive questa lontananza con Marta Abba, con in modo così struggente e così via. E anche lì, poi lavorando sulle mappe, sono accorto che il luogo dove era Pirandello era a 400 metri dall'albergo dove lavorava Laura. Peraltro, questo è sicuro perché c'è una lettera di Pirandello a Marta Abba, Pirandello va a vedere Ruth Drepe a Parigi e gli scrive: perché non vieni anche tu qui a Parigi e fai monologhi che costano poco, perché una persona sola non c'è scena, c'è solo una poltrona, una sedia, un ombrellino, uno scialle, questi sono gli attrezzi di scena di Ruth Drepe, e però le sale sono sempre piene e quindi potresti guadagnare tanti soldi. Il monologo di Cocteau scritto in quegli anni, chissà, io questo non lo so, perché se Cocteau si possa essere ispirato a Ruth Drepe, che ha interpretato Anna Magnani in teatro nel dopoguerra, c'è una donna al telefono da sola che parla con il suo uomo che le sta dicendo che sta per lasciarla. La famosa telefonata, la voce di Cocteau è un monologo, chissà. Magari non è ispirato a Ruth Drepe, era però quel tipo di genere teatro che faceva. E anche Ruth, a suo modo, che almeno nel romanzo non è una donna inizialmente interessata alla politica, ma che si appassiona alla vicenda libertà, tirannia, fascismo, antifascismo attraverso Lauro, e che devo dire avrà un impegno poi sempre molto generoso nell'aiutare gli amici di Lauro, Salvemini e tanti altri antifascisti sono stati supportati dopo la morte di Lauro da Ruth. È anche il prototipo, vuol dire, della donna emancipata, donna che non ha bisogno di nulla, che non deve chiedere nulla a nessuno, che ha fatto l'attrice nonostante i genitori non volessero. Papà era un grosso medico di Manhattan, era così dire il medico dei VIP, diremmo oggi,
ed è proprio il controcanto alla donna che voleva il fascismo, l'angelo del focolare, chiusa in casa, che non doveva partecipare all'attività e fare tanti figli per creare soldati che dovessero combattere per la patria. Ecco, Ruth è proprio un modello di emancipazione totale, e forse anche questo suo fatto di essere nubile per tanti anni, in quegli anni, significava una forma di emancipazione forte, cioè non dipendere da una famiglia, da un marito per il sostentamento. Ma sì, è una Parigi meravigliosa in quel periodo, come New York per la parte tecnica, il cinema, il jazz che nasce ad Harlem, eccetera. Anche Parigi è una città comunque piena di fermenti, scintillante. A parte la città libera è sempre stata, cioè la maggior parte degli antifascisti italiani hanno trovato aiuto a Parigi, un aiuto solidale da parte anche della popolazione. In un angolo appartato, quasi dimenticato, del Gianicolo, il busto di Lauro De Bosis, il martire della libertà. Tutte le persone, comunque, al di là delle proprie militanze, delle proprie idee politiche, che hanno sacrificato la loro vita della libertà nel Risorgimento, durante l'antifascismo, durante la Resistenza, oggi, quanti Lauro De Bosis abbiamo che si fanno ammazzare in varie parti del mondo, conosciamo tutti, è inutile nominare i paesi, ma insomma, le rivolte giovanili, delle donne, la Resistenza in Ucraina, quanti eroi come Lauro ci sono pronti a dare la vita per la libertà degli altri. Sono personalità luminose che meritano rispetto, e per rispettare queste persone bisogna ricordarle. La Costituzione ci dice che una Repubblica nata dall'antifascismo. Tra le nubi fuggenti piovevano raggi di sole. Tacevamo, io dissi, morire. Null'altro io dissi, le cose risposero o rispose un eco nel cuore, morire. Ed intorno accennavan neri cipressi al vento, le fronti dei monti si ergevano in pensieri degni sol dell'infinita pace d'azzurro. Oh, breve piangevole favola, oh vita! Tu non temi la morte, finché c'è vita si combatte, e poi pace, il mio fato, quale sia, io voglio. E per quella eterna fiumana si sciolse l'anima via, né si volse. Tu eri nel mondo lontana. Lauro De Bosis, ultimo di sette figli, durante la Prima Guerra Mondiale aveva perso il fratello Valente, pilota di aereo decorato alla memoria. Sul mito del giovane volato e precipitato con ali fatte di piume, Lauro nel 1927 scrisse la tragedia Icaro. E proprio con questa composizione in versi, nel 1928 vinse il massimo premio alle Olimpiadi letterarie di Amsterdam. Nonostante che De Bosis per il suo ultimo volo abbia usato un monoplano, nel documentario, per coerenza iconografica,
si è scelto di mostrare sempre aerei con doppie ali. Ruth Draper morì nella sua New York all'età di 72 anni nel 1956, poche ore dopo aver recitato a Broadway. Per tutta la vita rimase fedele al ricordo del suo unico grande amore, Lauro De Bosis. Giovanni Grasso, autore di Icaro, il volo su Roma, è direttore della comunicazione al Quirinale e consigliere per la stampa per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oltre che scrittore, è autore televisivo e teatrale. Uno dei suoi romanzi, Il caso Kaufman, dedicato alla persecuzione antiebraica nazista, rivive in questi mesi nella nuova versione teatrale.